una volta si chiamava medico della mutua e che oggi si chiama medico di base o di famiglia. È opinione comune che il mio mestiere consista nel guarire i malati. Anche io per molto tempo ho condiviso questa opinione, che ora posso affermare essere vera solamente in parte. Sono in realtà chiamato a curare i malati. Curare può voler dire tutto, e malati può voler dire tutti. Tale è la natura del mio lavoro. Sono stato addestrato a riconoscere le malattie per livellarle o limitarne i danni, ma in realtà gran parte del mio lavoro consiste nel prestare paziente orecchio ai problemi anche sanitari di coloro che per ironia di linguaggio vengono a loro volta chiamati pazienti, sbilanciandomi talvolta ai consigli di carattere generale, tipo si faccia un bel pianto, deve fare una bella dormita, perché non fate la pace? Generalmente i miei consigli non vengono rispettati, cosicché sto arrivando alla conclusione che il mio lavoro consiste in questo: ascoltare. La malattia è un insulto irreparabile, come può essere la morte, la perdita dell'amore, l'ignoranza dei padri o dei figli, la perdita del raccolto. Vengono nel mio ambulatorio, si siedono di fronte a me. Io alzo la testa, li guardo e domando: cosa c'è? Cos'ha? Mi dica, parli, parli pure liberamente, io l'ascolterò. Non la interromperò, non la giudicherò, a meno che lei non me lo chiederà. Non saprò proporle alcuna soluzione, ma lei andrà via di qui e si sentirà meglio. E se domani starà di nuovo male, mi troverà ancora qui, al mio posto, fino alla fine del mio incarico. Sono un medico di base specializzato in malattie tropicali. Il mio compito è ascoltare la malattia, di qualunque natura essa sia. Quelle che sentirete sono alcune delle storie che ho. Parliamo. Ma stiamo parlando? Sì, ma sono sempre io che comincio. È per questo che non comincio mai prima io.
cominci sempre tu. Ma già noi. No, non è questo. E allora perché ti fai tutti questi problemi? Stiamo bene, basta, dai. Penso che potremmo stare meglio. No, no, è perché siamo grandi. Siamo grandi. Se morivamo prima, ci sembrava di stare benissimo. Ormai siamo grandi e ci dobbiamo accontentare di sopportarci. Sforzati di sopportarmi così come io sopporto te. Fai molta fatica? A sopportarti? Sì. No, no, è un rapporto adulto, è normale. Ciao, vi disturbo? Ma no. Magari quella ti sta... No, ci stavamo aspettando. Fabrizio lo conosco meglio perché fa finta di essere ipocondriaco. È un bugiardo matricolato. Tra le tante cose sostiene di essere cugino acquisito di Fulvio. Non è mai riuscito di trovare tra loro altro legame che la semplice amicizia. Cosa che non è comunque da disprezzare. Che facciamo? Andiamo all'autogrill, ci beviamo due birre, facciamo quattro chiacchiere, andiamo a casa. Maria viene con noi. Ti va? Sì, sì. Sei divertita ieri? Sì. Dove sei stata? Così, con Fulvio. Era una festa? Sì, una festa. Bello? Penso di sì. Gianni? A letto, dorme, ha fatto tardissimo, ubriaco. È tornato dopo di me? Non sto a controllare a che ora tornare a casa. Io esco. Mi prendi le sigarette? Diana Blu. Sì, ti do i soldi. Me le dai quando torno. Ti voglio bene. A volte non si vede. Scusa. Ciao papà, come stai? La ragazza che sta per iniziare la sua giornata è Marta M. Gran brava ragazza, molto responsabile, una donna ormai. L'uomo che abbiamo detto essere il padre, Luigi M., sta per iniziare ad affrontare uno dei grandi problemi che quotidianamente affliggono la sua vita e quella di coloro che lo circondano. Trovo le scarpe. Ce le hai? Queste sono le pantofole. E non vanno bene? Vanno bene come pantofole, io ho bisogno delle scarpe. Perché? Dove devi andare? Quando mi alzo mi metto le scarpe. Adesso le cerchiamo. Le ho già cercate, non ci sono. Non ti ricordi dove le hai messe l'ultima volta? Questo è il loro posto. E qual è il loro posto? Lo sgabuzzino delle scope. Lo sgabuzzino delle scope, ce l'avevamo nella casa vecchia. Ieri sera l'ho messa lì. Sarà stata un'altra sera. No, era ieri sera. Mi sono messo le pantofole e le ho messe lì. Devono essere lì. Saranno da qualche altra parte. Adesso le cerchiamo, Qualcuno deve averle spostate. Nessuno ti sposta le scarpe. Tuo fratello deve averle spostate, io ieri sera le ho messe lì. Sono andato al cimitero e quando sono tornato le ho messe lì. Quando la mamma è morta, non stavamo già più nella casa vecchia. Non hai mai messo le scarpe nello sgabuzzino tornando dal cimitero? Ma ieri sì. Sì, tuo fratello deve averle spostate. Dov'è Gianni? A letto. Bisogna che si alzi.
Ieri ha fatto tardi. Non può stare a letto tutto il giorno. È domenica. Ma non è un buon motivo per restare a letto tutto il giorno. Non ha niente da fare. Ma se si alza qualcosa da fare, la trova. Fallo svegliare. Sì, adesso vado. Vuoi che ti faccia un caffè? Lo prendo con Gianni quando si alza. Vado a svegliare. Prima guardo se trovo le scarpe. Le ho già cercate, non ci sono. Le ha spostate Gianni, non si troveranno mai. Vado a svegliare. Guardo meglio nello sgabuzzino delle scope. Lo sgabuzzino delle scope era nella casa vecchia, non possono essere lì. Quando abbiamo cambiato casa io le avevo ai piedi. Vai a svegliare Gianni. Aspetta che ti aiuto. Sono capace di lavarmi da solo. Gianni M., l'ultimo genito della famiglia. Parla spesso a sproposito e si diverte a tormentare tutti con la sua saggezza. Marta sostiene che così facendo si scaverà la fossa con le sue mani. Io in genere trovo un po' fuori luogo i commenti di Marta sui suoi familiari. Ti sei alzato? No! C'è il caffè sul fuoco. Fate il caffè? Ne vuoi? Grazie. Ma che cavolo hai fatto? Ti sei lavato? Tua sorella pensa che io non sia capace di lavarmi da solo. Ah, cazzate! Sei perfettamente in grado di lavarti da solo. E mi sono sempre lavato da solo. Infatti. Da un po' di tempo non la capisco mica, sai, è nervosa. Sì, ma non è cattiva. No, cattiva non è. Le piace sentirsi utile. Beh, a tutti piace sentirsi utile. Sì, solo che lei però a volte non capisce che un uomo ha bisogno dei suoi spazi. Sì, ma non è cattiva. No, cattiva non è. È un po' asfissiante. Hai preso il caffè? Parlavamo di te. Sì? E cosa avevate da dire? Niente. Hai fatto il caffè? Sì, adesso te lo vado a prendere. È stanca. Le verrà un esaurimento nervoso prima o poi. No, non le verrà. Se non si diverte un po', sì. No, non le verrà. Magari non le verrà. Ma se non sta attenta, le verrà. Ti dico che non le verrà. A mamma era venuto. Quello non era esaurimento nervoso. Il dottore disse che era esaurimento nervoso. Non capisce niente quello. Sì, però mamma non stava bene. Era solo un po' stanca. Era esaurita. No. Il dottore dice solo cazzate. Da quando è arrivato quello stanno tutti male. Colpa delle sue medicine. Tu stavi male da prima. Io sì. La mamma no.
Se tua sorella non si innamorava di quel medicastro, la tua mamma sarebbe ancora viva. Le sue... ricette... l'hanno ammazzata. Sì, sì. Faccio il tuo caffè. Sei innamorata del dottore? Ma che dici? L'ha detto papà. Papà, prendi il tuo caffè, dai. Se non ti innamoravi del dottore, la mamma sarebbe ancora viva. Papà! C'è puzza! Il pavimento bisogna lavarlo. C'è puzza di piscio. Da quando non c'è la mamma nessuno lava più il pavimento. No, ma Marta lo lava tutti i giorni. E ieri non l'ha lavato. Ah, sei tu che puzzi! No, io non puzzo. E quando ti pisci puzzi? Non mi sono pisciato, è il pavimento! Non è il pavimento, sei tu! Marta! Marta! Non mi sono pisciato! Non c'è niente di male! Lo so che non c'è niente di male, io non mi sono pisciato! Marta! Ma non ascoltare quella, non lo vedi che è esaurita! Ma vieni, ti deve cambiare! Non puoi cambiarmi tu! Ti cambia lei! Marta! Cosa c'è? C'è da cambiare papà! Forza papà, andiamoci a cambiare. Ya, non mi fai male. Su, su. Non sono un pacco io, va bene? Dai, oh. Forza, non fare storie. Non parlarmi come una suora, non sei mica una suora. E tu. Cosa ne sai tu di come parlano le suore? Io lo so come parlano le suore. E allora raccontami come parlano le suore. Come te parlano? Come si parla ai deficienti? Mi sa che non l'amo. Non mi ero accorto che eravate a questo punto. A che punto? Nel senso... ma lei che ne pensa? Ma che ne so che ne pensa? Parla in continuazione ma mica l'ho capito che cosa pensa. Qual è il problema? Si è lamentata che non le regalo mai delle rose. Stiamo insieme da una vita e dovrei regalarle delle rose. Ma te che c'hai contro le rose? Sì, scusa. Ma poi ha detto che non era quello il punto. E che cos'era? Che non le dedico abbastanza attenzione. Un classico. Infatti. E secondo te è vero? Ne stiamo sempre insieme. Ma se lei ti lasciasse, come staresti? Non lo so. Quando mi minaccia però non ho paura. Perché sai che tanto poi non lo fa. È quello il guaio. Eh sì? Sì. Sì. Dove vai? A casa. Pensavo che ti dovessi vedere con Maria. Adesso? Mi pareva. E te che ci fai lì da solo? Non lo so, non ho voglia di andarmene a casa. Va. Buon divertimento. Ciao. Ciao. Oh, ciao. Cercami Fulvio? Dovevamo vederci. È andata a casa. Ah. E tu che ci fai qui? Non lo so, non avevo voglia di andarmene a casa. Perché? Non stai bene a casa? Sì, sì. E tu? Sì, anch'io ci sto bene. Beh, è una bella cosa che stiamo tutti e due bene a casa, no? Sì. Ma perché se ne sarà andato? Io mi ricordavo che vi dovevate vedere. E allora sono rimasto. Così se venivi ti dicevo che Fulvio è a casa. Sei stato gentile, grazie. È una bella cosa. Perché tu non sei gentile? A volte no. Con mia sorella sono proprio stronza. Stronza? Non ci credi? No. E invece è così. Con mia sorella sono proprio stronza. Ma parlate. Non abbiamo molto da dirci. Pensavo che a te piacesse parlare. Faccio.
faccio una fatica terribile. Anche io. E adesso stai facendo fatica? Ma adesso non stiamo parlando di niente. Maria! Ciao! Non mi chiedi come ho fatto a riconoscerti senza voltarmi? No! Non sei curiosa? Non siamo in molti ad avere le chiavi di casa. Poteva essere madre. È uscita? È andata a comprarsi le sigarette da sola, visto che tu ci hai messo 4 ore. A proposito, le hai comprate? Sì. Dammi una sigaretta. Ah, ma mi fanno schifo, Lediana! Infatti non sono per te. Sopporterò. Allora? Cosa? Non mi chiedi come ho fatto a riconoscerti, senza voltare. No, ma immagino che non la smetterai finché non te lo chiedo, quindi dimmelo. No, mi porterò il segreto nella tomba. Bene. Io però sono curioso. Dove sei stato? In giro. Con Fulvio? Sì. Perché ridi? Mi fai ridere. Non sono io che ti faccio ridere. Smettila. Che hai fatto? Vaffanculo, sono fatti miei. Ti voglio bene. Sei un rompicoglioni. Ma ti voglio bene. Gli occhiali. Non ci vedi perché è buio. Gli occhiali non ti servono a niente. È troppo presto per essere buio. Eppure è venuto buio.